È tempo di bilanci anche per i carabinieri del nucleo antisofisticazione di Salerno che, nell'ambito delle attività svolte sia di propria iniziativa autonoma che insieme ai carabinieri dei comandi provinciali di Salerno, Avellino e Benevento, hanno in tutto effettuato 1.885 ispezioni, di cui 413 risultate non regolari. Sono state così verificate in vari settori una serie di problemi legati alla tutela della salute pubblica, tra i quali la sanità pubblica e privata, l'emergenza pandemica, la tenuta dei farmaci, la salubrità degli alimenti, la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati adottati sequestri amministrativi del valore di 12 milioni di euro. I carabinieri dei NAS hanno elevato 765 sanzioni per un importo complessivo pari a 310 mila euro, segnalando alle autorità amministrative poco meno di 300 persone, 131 alle autorità giudiziarie. Le ispezioni più rilevanti hanno riguardato la contestazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto alla normativa anti-Covid, ma anche controlli a strutture ricettive per l'accoglienza di anziani, come le RSA e le case di riposo, con segnalazioni agli organi competenti. E poi ancora controlli a farmacie e parafarmacie, verifiche con sospensioni ad horas per gravi carenze igienico-sanitarie o per condizioni di sicurezza, sequestri di alimenti non tracciati di varie attività commerciali od operanti nel settore agroalimentare come pescherie, pasticcerie e ristoranti. Controlli anche alle rivendite di prodotti fitosanitari, verifiche presso catene di supermercati a seguito di gravi carenze. Sono state anche adottati provvedimenti severi con la chiusura di reparti e depositi sanitari, e i controlli proseguiranno anche nel corso del nuovo anno in tutte le province per garantire in ogni settore la tutela della salute pubblica.